presidente della Protezione Civile di Legnano Alberto da Giussano, presidente Giuliano Prandoni. Buongiorno. Buongiorno. Presidente, raccontiamo un po' l'attività della Protezione Civile, sempre impegnati sul territorio, sempre nelle emergenze, soprattutto però l'attività è vasta. Ce la racconta? Sì, diciamo che noi siamo abbastanza giovani rispetto ad altre associazioni che hanno storiche, che hanno molti più anni di noi. Noi siamo abbastanza giovani, siamo nati nel 2006, quindi siamo abbastanza recenti. E siamo cresciuti abbastanza sia in numero che in professionalità, perché la cosa importante è essere formati, essere, ma anche per un problema di sicurezza, per essere sicuri sui lavori che facciamo, tutto, che cerchiamo di non improvvisare, insomma, di essere più professionali possibile. Quindi nasciamo per queste cose, perché questa attività richiede formazione, richiede quindi corsi, richiede diverso impegno in questo senso, magari un impegno che i cittadini magari non vedono tanto, perché è una cosa un po' nascosta, però in realtà per essere preparati bisogna essere, bisogna dedicarsi molto in questa attività. Collaboriamo molto con i Vigili del Fuoco, anche perché quando in caso di emergenziale, quando loro sono occupati per fare cose grosse, noi riusciamo a fare per aiutare, quindi anche lì significa essere preparati in questo senso. Sappiamo che però la Protezione Civile non è impegnata solo per le emergenze, ma in tante altre attività sociali. Rispetto alle città è colma di eventi, no? Dal palio alle camminate, alle biciclettate, alle equipi di pionetta. E quindi siamo occupati anche su questo fronte, quindi a dare informazioni alle persone, perché io non entriamo mai nella zona di viabilità o cose di questo genere, però aiutiamo la polizia, le forze dell'ordine in questa attività. Quindi quando c'è una strada chiusa invitiamo le persone a indichiamo magari percorsi alternativi o cose di questo genere, ci prendiamo un tot parole, però è ovvio che poi c'è quello che non è molto contento di questa volta, però diciamo che cerchiamo di aiutare. Cosa significa essere volontario oggi in relazione anche al cambiamento che ci ha dato la pandemia Covid-19? La pandemia ci ha insegnato molto a fare rete, a lavorare con gli altri, a essere uniti. No? Abbiamo lavorato con CERRO, per esempio negli hub, quindi per aiutare questi centri. Abbiamo fatto tante cose con la Croce Rossa, portando alimenti alle persone durante questa pandemia. Insomma, ci ha spostato un po' il focus anche sulla parte sociale, che è un qualcosa che a mio parere vale la pena mantenere, perché la pandemia, perdiamo la parte positiva, se possiamo dire così. Dobbiamo imparare da questo evento drammatico ad aprirci anche ad altre cose, no? Sperando appunto che l'energia non ce ne sia mai. Continuiamo per esempio a rifornire le Caritas di Legnano di alimenti con la logistica, continuiamo a prendere dei centri di raccolta del cibo, lo portiamo alle Caritas che poi lo distribuiscono, piuttosto che abbiamo preso grazie a un'associazione, a una società, un doblò che è per trasporto disabili, che lo mettiamo in condivisione con le altre associazioni, che magari sono piccoline, non possono permettersi, quindi centralizziamo queste cose. Quindi facciamo con i d'Africa, stiamo collaborando per mandare del materiale in Camerun, che è una città che è il tratto gemellato con Legnano. Quindi cerchiamo di fare cose anche un po' di contorno, però che diano un valore aggiunto, insomma, alle persone. Quanti siete a collaborare? Oggi siamo grosso modo una sessantina. Ovvio che quando parliamo di 60 non solo possiamo dire che sono tutti sempre presenti, certo. Ognuno per quello che può dare, però è importante che se uno da poco sia comunque presente, ci sia serietà e rispetto un po' fra tutti. Per cui diciamo che il gruppo è un bel gruppo abbastanza affiatato, sì, è molto affiatato. Per quanti interventi la media durante l'anno? Dunque, se parliamo di emergenze, la Regione Lombardia ci manda in continuazione bollettini, che siano arancioni, che siano gialli, eccetera. Abbiamo una stazione meteo per filtrare questa cosa, questa stazione meteo, adesso ne abbiamo due per la verità, due punti opposti in Legnano, quindi una in Galazia e una verso la Venezia, e queste ci aiutano a mirare meglio, perché quando la Regione ci dice c'è allerta arancione,
su una certa area, l'area è molto grande, ma che qua c'è sole, non c'è assolutamente niente, per cui la stazione meteo ci aiuta molto a essere puntuali, quindi a lavorare un po' in questo senso. È un valore aggiunto che vogliamo dare anche sul territorio, che ci aiuta anche nel caso delle manifestazioni, piuttosto che a prevedere un po' il chiaro della previsione è sempre più vicina possibile, più realistica, più andiamo lontano. Per questo dobbiamo fare anche dei corsi o delle presentazioni alla cittadinanza su questo argomento, che è un argomento abbastanza interessante. Sì. Prende, esatto. E a un giovane che si vuole avvicinare a questa attività, come si può diventare volontario? Dunque, a parte il fatto di contattarci, perché abbiamo la sede tutti i mercoledì sera è aperta, per cui tutti i mercoledì sera le persone che vogliono avvicinarsi possono venire. Abbiamo fortunatamente diversi giovani che si avvicinano a questo mondo. Direi che la risposta sia abbastanza buona, ecco. È chiaro che l'invito è quello di venire a partecipare, di venire a vedere, di venire diciamo passare un periodo di tempo in cui poi una persona può dire mi piace, non mi piace, mi sento di fare questa cosa o meno, però abbiamo questa opportunità di avvicinarsi, di avvicinare le persone in modo tale che possono, diciamo, un po' di tutta l'età, no? Perché cosa succede? Che il giovane tra la scuola, tra quello medio deve lavorare tutto, quello anziano ha più tempo di dire. Però gli anziani, sono i pensionati. I pensionati, con il fatto che la pensione va sempre più in là, diventa un pochino, questo zoccolo diventa un po' difficile. Quindi l'invito è anche alle persone di una certa età ad avvicinarsi, anche perché sono quelli che hanno poi molta esperienza, no? Sul campo, su diverse. Quindi avere persone in questo senso è molto, molto valido. La ringraziamo, vi ringraziamo per quello che fate, per quello che continuate a fare. E grazie. Grazie ancora, grazie a voi. Grazie.